Benvenuti al Tennis Club Parioli, siamo in compagnia con il maestro Bobo Meneschincheri, Cobolli, Flavio e Martina Biaggianti. Maestro, questi ragazzi meritano un elogio, ma perché meritano questo elogio? Beh sì, loro due in particolare, tra tutti i nostri ragazzi, quest'anno hanno diciamo onorato i colori del circolo vincendo. Flavio alle Olimpiadi Giovanili ha vinto la medaglia d'oro di doppio alle Olimpiadi Giovanili e Martina è stata campionessa europea con la nazionale italiana Under 16. E quindi per il circolo sono ragazzi che hanno iniziato praticamente a giocare qui nella nostra scuola, li abbiamo cresciuti e sono delle... ci hanno dato veramente una grande soddisfazione entrambi. Martina Di Giuseppe, scusa, Martina Biaggianti, ascoltami, io ti vedo sempre più concentrata durante gli allenamenti e ti vedo anche molto volentieri insieme alla Di Giuseppe e a tutte le altre, alla Burnet in serie A1, dove state andando benissimo, ma parlami di questo risultato, qual è stata la tua sensazione? Sì, io sono nuova nella squadra, diciamo, però è bello anche far parte di un ambiente diverso, vedere un livello diverso, soprattutto far parte della squadra e viverla vicino al campo. E l'ambizione è quello però di entrarci dentro questo campo. Speriamo, te lo auguriamo tanto. La competitività è la cosa più bella che spinge un giovane ad allenarsi come stai facendo. Come va il servizio? Ho visto che stai lavorando in particolare. Stiamo lavorando molto sul servizio e devo dire che piano piano si migliora. Adesso sto concentrando sui piedi per cercare di far spingere anche il piede destro, però piano piano sembra che vada meglio. Un titolo ancora europeo, allora che mettiamo lì. Un buon inizio. Sì. Allora, Flavio Cobolli, quando si parla di Olimpiadi, insomma, è una cosa bella, io penso, no? Dimmi sì, un po'. È stata una grande soddisfazione anche viaggiare con altri atleti di altre discipline in un paese bello come l'Ungheria, con tante donne anche. è stato bello l'inno nazionale alla fine, quando ci hanno premiato con la medaglia. È stato anche bravo il mio compagno di doppio Lorenzo Rottoli, che ha vinto anche lui la medaglia d'oro in singolo. E niente, sono molto felice di questo risultato. Ti vedo infatti contento, Cobolli, devo dire che è sempre un po' compagnone, insomma ci vuole, no? Un personaggio così nel gruppo, vero Bobo? Come no, certo. L'importante è che poi durante gli allenamenti sia serio e concentrato, poi nelle pause ben venga il buon umore, le battute e lo scherzo, perché alleviano un pochino il peso degli allenamenti, che per loro comunque sono allenamenti molto pesanti, perché tutti i giorni tennis, atletica, poi tornare a casa, studiare, comunque non è facile per loro, quindi quando si può alleviare con una battuta scherzosa e alleggerire con dei giochi tra virgolette, ben venga, nelle pause. Ciao, complimenti Flavio. Grazie, complimenti Martina, è solo un inizio e lasciamo Bobo Meneschincheri a questo lavoro molto delicato, oculato, sempre tutti i giorni sul campo, ma i ragazzi si vedono, i ragazzi del Parioli sono tecnicamente molto preparati e lo vediamo sia in Serie A1 e sia quando seguiamo tutti gli altri tornei. Buon lavoro. Grazie, Bobo. Grazie. Complimenti ragazzi. Grazie Mario. Sì. Vai, grazie. Ok.